Oggi parliamo di alcune novità provenienti dal mondo di Facebook legate a noi DJ. Come avevamo annunciato nel video di resoconto relativo all'anno 2017, questo qua, tra l'altro, la maglia è la solita, Facebook ha raggiunto un accordo anche con altri publisher, altre major discografiche, per l'utilizzo di contenuti proprietari all'interno di video o post in generale. In questo caso si tratta di Sony ATV, che è in realtà il più grande publisher al mondo. Di conseguenza sarà possibile utilizzare contenuti anche appartenenti alla galassia Sony per i propri video o per i post sponsorizzati. Molti di voi avranno provato a utilizzare delle musiche anche su Instagram e vedere i post bloccati fin da subito, oppure la diretta con dei brani che non poteva neanche essere condivisa perché appunto c'erano brani di cui non era consentito l'utilizzo. Adesso si allarga dopo Universal. Anche i brani di proprietà della Sony possono essere utilizzati in tutte le varie piattaforme relative a Facebook. E questa è indubbiamente una buona notizia perché consente di utilizzare della musica per i contenuti più vari e per sponsorizzare le pagine. Relativamente a questo c'era stato un esperimento che aveva spaventato molti. Zuckerberg aveva annunciato che avrebbe ridotto la portata organica, si dice così, delle pagine a favore invece dei contenuti postati da amici e parenti. L'intento di questa operazione era, a suo dire, quello di favorire la relazione e l'interazione tra gli utenti che veniva troppo spesso danneggiata dalle incursioni di post promozionali da parte delle pagine. A detta dei detrattori, questa in realtà era un'operazione per riuscire a spillare ancora più soldi per le promozioni. E in realtà questa operazione si è rivelata un'arma a doppio taglio, diminuendo molto i risultati delle promozioni. Invece di investire di più, molte pagine valutavano l'idea di rivolgere altrove la propria promozione. Questo esperimento si è dimostrato controproducente perché innanzitutto il principale quotidiano brasiliano ha verificato il fatto che dopo questo nuovo algoritmo era più facile diffondere notizie false e di conseguenza ha bloccato la pubblicazione degli articoli sulla sua pagina Facebook, seguita da oltre 1,5 milioni di persone. E poi ciò ha voluto dire, oltre ad una mancata diffusione dei contenuti originali delle pagine, anche una minore diffusione dei contenuti sponsorizzati. Di conseguenza, o si metteva molto più budget per ottenere gli stessi risultati, oppure era necessario rivolgersi altrove. Dopo neanche 3 mesi è stato fatto un passo indietro e si sta tornando ad un algoritmo simile al precedente. Un'altra novità, proprio di ora, dell'inizio di marzo, riguarda le Facebook Live. Non so se hai notato che sono molto meno presenti le cosiddette dirette nel nostro feed quotidiano. Una ricerca del Wall Street Journal ha verificato il fatto che dal 2016 al 2017 erano state molto incentivate le live da parte di pagine importanti che erano sponsorizzate anche in maniera forte da Facebook. Pagine come BuzzFeed, CNN, New York Times, Huffington Post avevano ricevuto degli importanti sovvenzionamenti per promuovere post live. In realtà questa operazione però non ha portato granché perché non c'è stato un ritorno dell'investimento, ovvero i contenuti live che comunque hanno un costo non hanno visto poi un ritorno e di conseguenza qualcuno ha ridotto la pubblicazione di post live fino al 94% e così si è verificato poi a cascata anche per gli utenti normali. Il live è un utilizzo molto intelligente che consente Facebook, però è importante utilizzarlo con moderazione e ne abbiamo parlato anche in un vecchio video. Gli articoli di riferimento sono tutti inseriti in descrizione, quindi puoi trovare i dati e confrontare ciò che ci siamo appena detti. Commenta pure qua sotto, qualsiasi suggerimento è interessante. Continua ad essere aggiornato sulle novità di Facebook per quella che è utile per noi DJ per promuoversi. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e a presto!